Amiche e amici di Wall on Wright, siamo all'ultimo giorno del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha aperto la sua ultima giornata in Arena Bookstock con Valeria Carletti, che ha presentato l'ennesima volta il suo libro A oltranza, storie di una vecchia gruppi. Allora, Valeria, innanzitutto ti chiedo com'è andata, sei stata contenta, immagino era pieno di gente, quindi quali sono state le tue emozioni e sensazioni? Molto, molto bello, era pieno di giovani e quindi ero molto contenta. Avete letto un passaggio del vostro libro in cui parlavi, no, di quello che ti ha detto il primo medico quando eri piccola. Vuoi riassumere in poche parole questo pezzo? E perché poi in realtà tu sei la dimostrazione che insomma è tutto il contrario. Vabbè, io sono operando vecchia perché ho 45 anni e 45 anni fa la medicina non era come quella di oggi. Il medico aveva detto ai miei: portate la casa e tenetevela come una pianta. I miei erano molto contenti, come puoi immaginare. Meno male che non l'hanno mai fatto. Ecco, con il tuo libro è pieno di aneddoti musicali, del tuo rapporto anche con musicisti, cantanti della musica indie e non solo. Come li hai conosciuti, che rapporto hai con loro? Io li ho conosciuti perché sono una matta che va dovunque sia musica. Quindi a volte là dicono, poi ti vedo mica. Ed è un bellissimo ambiente perché mi danno alla non hanno paura di abbordarli come. Uno di questi in particolare che ti ha scritto la prefazione è Bruno Risas. Una preparazione in cui mi vede sempre per il culo. Ma è la cosa più bella di mondo, perché da piccola non mi vedevo in Dio perché ero di tappia. Quindi è uno che dipende in Dio e uno che ti tratta veramente come una persona come lui. Bene, e ultima domanda, con il tuo libro che cosa volevi dire ai lettori? Voi dovrai capire di più che io, in quanto si lavi come tutti si lavi, siamo persone come tutti e non persone con particolari. Una vita particolare, una vita uguale a tutti. Ecco, e il messaggio pensi sia stato recepito in questi mesi di uscita? Da qualcuno sì, poi ovviamente il mondo non è ancora così buono, però alcuni sì. Grazie Valeria, complimenti e ancora in bocca al lupo. Grazie.